cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Fano per l'inaugurazione di Piazza Marcolini. Racconteremo la sua storia attraverso la proiezione di immagini suggestive accompagnate dai suoni della canzone d'autore. Il tutto arricchito da un'estemporanea di artisti fanesi. Seguiteci. Assessore, finalmente l'evento inaugurale della tanto attesa riqualificazione della piazza, un progetto, me lo lasci dire, importante ed ambizioso che ha visto il coinvolgimento, oltre che degli esperti del settore, anche dell'Istituto Nolfi Apolloni. Assolutamente sì, un progetto che appunto ha avuto un excursus molto importante, ci sono stati anche dei ritrovamenti archeologici e abbiamo coinvolto le scuole nel restauro di quello che è la stele che vedete alle mie spalle. Un restauro importante che era stato realizzato precedentemente da 3 docenti nonché poi studenti a suo tempo e in qualche modo è stato restaurato sempre dallo stesso istituto a distanza di tempo ma con una preziosità perché ha dato quantomeno valore anche al loro lavoro, ma avvicinandoli ancora di più a quello che è un bene pubblico, a quello che è un patrimonio che resta in città. Ci piace sottolineare il fatto che c'è stato veramente un lavoro certosino di recupero di materiale storico e il ripristino non avveniva più dal 2003. Esattamente, all'interno di questa piazza nel momento in cui abbiamo cominciato a scavare si è ritrovata una pavimentazione d'epoca con dei viadotti che naturalmente è stata monitorata dall'archeologa, quindi dalla soprintendenza che in un secondo tempo ci ha permesso comunque di coprire e poter continuare con i lavori. Questo inevitabilmente ha condizionato un po' il tempo dei lavori, ma oggi siamo qui e come vedete pronti a festeggiare al meglio questo luogo che torna a essere della città. Sicuramente pronti a festeggiare per dare vita a uno spazio che rinasce e oggi lo faremo attraverso un viaggio nell'arte. Assolutamente sì, il programma di questa sera è un programma che appunto racconta l'arte sia nell'espressione artistica e come vedete ci sono tanti artisti che hanno riprodotto anche un'estemporanea riproducendo questo luogo, guardate, proprio qui alle mie spalle c'è già un quadro che parla di questo spazio e nello stesso tempo anche di l'arte nella musica perché c'è Lisa Ridolfi che assieme a 2 strumenti allieterà questo momento ed una proiezione speciale di quella che è la storia di questo luogo, non solo della piazza ma anche del Palazzo Marcolini, tanto caro alla città, con una figura storica che lo scorso anno ha festeggiato il suo centenario come Apolloni. Un luogo importante fatto di socializzazione e di promozione della cultura. Sì, una piazza che sarà una Montmartre della città, noi l'abbiamo pensata così e così insomma cercheremo di attrezzarla mettendola a disposizione di tutte le persone, le associazioni che in questa città fanno arte. L'arte ha un'espressione diffusa, è anche l'arte di fare arte. Arrivamo in Coppa al mare, arrivamo in Coppa al mare. Tinta solida, calore squisitamente frisce, sconsolatamente frisce. Parole su parole ci arriviamo in Coppa al mare, scostumato in paradiso. Sindaco, oggi celebriamo la rinascita di questo luogo che possiamo considerare uno dei salotti simbolo della città di Fano, ma anche simbolo delle nostre radici storiche e culturali. Quanta soddisfazione c'è in tutto questo? La soddisfazione è tanta. Onestamente, quando sono diventato sindaco, era uno degli obiettivi che mi ero posto, quello di riqualificare questo spazio piccolo ma di grande valore. E oggi siamo qui ad inaugurarlo. È diventata veramente una piazzetta molto carina, molto bella, ma che mi piace pensare in una cornice più ampia, una cornice di una città che si riqualifica anche con altri spazi e nello specifico che dialoga anche con il Palazzo Marcolini che abbiamo alle nostre spalle. Oggi ancora utilizzato per ospitare delle classi, ma lo immagino in futuro che dialoghi con la piazza, che diventi un luogo aperto, un centro culturale e in qualche modo
fece anche una battuta pensando questa piazza un po' la Montmartre fanese, e non a caso oggi ci sono artisti che hanno esposto dei loro lavori, quindi mi piace immaginare che in futuro questa piazza possa avere una sua vocazione culturale. Abbiamo recuperato anche la fontana degli studenti che era in piazza Miani, che è stata sostituita là con la statua del scultore Vangi, e quindi è ritornata dove fu prodotta in origine. Quindi una bella soddisfazione, e le tante persone che oggi sono qua sono una testimonianza dell'attesa che c'era. Tra cardinali e cavalieri vari, il più famoso fu Camillo Marcolini Senior, ministro in Sassonia. Lo storico fanese Stefano Tomani Amiani esalta la beneficenza in favore della città, della chiesa locale e degli artisti compiuta dalla famiglia durante i secoli, ad iniziare dal conte Antonio Marcolini, acquirente nel 1667 di quella che tutti noi conosciamo come la Villa del Balì a Saltara, per arrivare ai Marcolini, proprietari di un villino a fine Ottocento, poi trasformato nell'albergo Lido a Torrette di Fano. Veniamo alla piazza, che viene creata contestualmente alla costruzione proprio di Palazzo Marcolini. Siamo intorno alla metà del 1600, quando la famiglia decide di costruire il palazzo e sceglie una zona a ridosso della Basilica di San Paterniano, zona che fa parte della cosiddetta addizione malatestiana, quella parte cioè che viene inglobata con la costruzione delle mura durante il dominio dei malatesti. È probabile, come sostiene l'architetto Stefano Marchegiani, che sia stato il conte Antonio Marcolini, gonfaloniere di Fano, a dare inizio alla ristrutturazione urbanistica dell'area. Negli stessi anni si sarebbe realizzato lo spiazzo, in quanto si era soliti, nei casi di costruzione di un'opera importante, esaltare con dei vuoti la nobiltà e la maestosità dell'erigendo palazzo. Così una vasta porzione di casupole popolari venne abbattuta per far posto al piazzale, come si evince anche da alcune piante topografiche dell'epoca. Un progetto partorito su carta e poi si è sviluppato, ma chi sono le artefici di tutto ciò? Queste due signore preziose ed importanti qui con me. Allora, parliamo insomma di questa progettualità importante, quali sono state le difficoltà incontrate durante questo cammino che però ha dato dei risultati eccellenti. Allora, grandi difficoltà io non ne ho avute, perché ho redatto il progetto di massima, il progetto preliminare, e quindi diciamo è stata l'idea, io mi sono solo divertita a ideare questa nuova sistemazione. Il resto, la fatica più grossa l'ha fatta la Pamela con gli altri colleghi per sviluppare il progetto esecutivo. Quando il sindaco ha avuto l'idea, ha voluto ristrutturare questo spazio, e siccome avevamo tolto dalla piazza Miani la stele per far posto alla fontana di Vangi, la prima cosa che appunto abbiamo voluto fare era portiamo questa stele davanti all'Istituto d'Arte, da dove in pratica uscì negli anni 50, e quindi la fontana è diventata il fulcro di questo piccolo spazio, dove poi appunto come si vede sono state create delle aiuole degli spazi per la relazione e la sosta, di modo che questa piazza possa diventare un ambiente di relazione e sosta che possa ospitare piccoli eventi come questa sera e godere anche della bellezza del Palazzo Marcolini e del vivere nel centro storico di Fano. Un progetto che enfatizza la bellezza, ha anche una nota green e è assolutamente importante da un punto di vista impiantistico, ma anche della promozione iconografica. Che cosa possiamo dire di più? Della promozione iconografica? Allora, sicuramente questa è una piazza importante perché ha comunque, diciamo, è caratterizzata dall'arte, è sempre stata caratterizzata dall'arte per la presenza di questo palazzo che è stato l'Istituto d'Arte, tra l'altro la scuola da dove io sono uscita, quindi ho un amore particolare per questa piazza. Quindi quando il sindaco appunto ha chiesto ad Elena di realizzare il progetto che poi io ho ereditato, perché con Elena abbiamo fatto tanti bei progetti insieme,
Diciamo che è stata per me una grande soddisfazione. Sono felice di aver partecipato a questa cosa da dipendente dei lavori pubblici e architetto, di aver realizzato, diciamo, questa piazza, perché appunto riporta un po' alla città uno spazio che prima era sprecato perché era un parcheggio, quindi era comunque non valorizzata per quello che in realtà era, ed era un vero peccato. Le difficoltà ci sono state, perché naturalmente comunque togliere dei parcheggi dal centro storico, sappiamo bellissimo che ci sono sempre delle grandi difficoltà, però io credo che i residenti, che giustamente si sono lamentati anche di questi parcheggi che sono venuti a mancare, possano adesso, diciamo, avere un valore del loro immobile, con una piazza di questo tipo riqualificata, uno spazio che secondo me è importante. Per noi è grande soddisfazione mettere le mani su questi gioielli che fanno per noi tecnici, perché comunque, diciamo, già parlano da soli. Come ho detto, anche per il Pincio basta poco. E con quel poco, diciamo, riesce ad ottenere, perché è già talmente bello lo spazio che riesce a ottenere un risultato notevole. Architetto, vogliamo raccontare al pubblico a casa allora praticamente che cosa è stato fatto, a partire dalla pavimentazione in arenaria, per esempio? Allora, qui c'era un parcheggio con dell'asfalto tutto completamente rotto, buche, stabilizzato, scapolame che usciva fuori, radici degli alberi che erano sopra, quindi era uno stato di degrado incredibile. L'intervento ha fatto sì che si ripavimentasse tutto con il selcio di arenaria, che è il selcio nostro, il selcio che troviamo nelle strade, in parte di recupero, in parte di nuovo. Abbiamo lasciato spazio agli alberi, abbiamo creato delle grandi aiuole in modo tale che gli alberi possano avere il loro spazio. Poi abbiamo rifatto sotto i sottoservizi, quindi parte delle fognature laddove erano da sistemare, parte delle condotte idrauliche, la pubblica illuminazione, abbiamo tolto tutti i cavi passanti dalla piazza e dai palazzi, tutto l'impianto idrico della fontana, una cosa molto importante che appunto i ragazzi del liceo Nolfi Apolloni hanno ristrutturato la fontana, restaurato la fontana con il professor Paolo Tosti e Daniele Nardini, il restauratore, perché quando l'abbiamo tolta da Piazza Miani non si riusciva neanche a capire che materiale fosse, tanto era incrostata e tanto era rovinata. Quindi questa fontana, questa stele che è stata realizzata all'epoca dai professori dell'Istituto d'Arte con l'aiuto degli studenti, abbiamo potuto riportarla qui grazie anche al restauro dei ragazzi del liceo Nolfi Apolloni, e questa è una cosa molto bella. E poi, come diceva la collega poco fa, ecco, un luogo per la socializzazione, la promozione culturale, quindi fondamentali anche le nuove sedute o panchine, che dir si voglia. Sì, fondamentali anche le nuove sedute, abbiamo dato questa linea di luce sotto le sedute che poi è riproposta anche sotto la fontana, perché deve essere uno spazio di socializzazione. Abbiamo previsto dei pozzetti che sul loro coperchio hanno anche i vari allacci per poter effettuare delle manifestazioni, quindi anche piccoli eventi, cose di questo tipo, che sono comunque sempre molto belli da vivere, e Fano ha voglia di vivere, perché basta vedere quante persone ci sono state stasera, e quindi è bello anche vedere tutta questa presenza e questa voglia di esserci, no? E quindi sì, le sedute, mancano ancora delle sedute e arriveranno, perché ci sono anche delle altre sedute che dovranno arrivare, ma che sono in viaggio dalla Spagna, diciamo così, e non erano pronte per l'inaugurazione. Il nostro viaggio attraverso l'arte alla riscoperta di Piazza Marcolini termina qui. Noi vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.